Era l'estate del 1916 e la vita sembrava bella. Faceva caldo, non si ricordava un'estate così. I bagni di mare facevano furore, più delle biciclette, più dei carri senza cavalli. Al di là dell'oceano si combatteva una guerra, ma nessuno pensava che noi potessimo essere coinvolti. Davanti alle nostre coste, gli U-boot tedeschi scandagliavano le acque in cerca di prede. Ma la cosa non ci riguardava. New York, Philadelphia e Boston erano alle prese con una epidemia di poliomielite. E non erano solo madri disperate a lasciare le città per portare i bambini a respirare aria pulita. Chi viveva vicino alle coste del New Jersey aveva un solo desiderio: trovare sollievo alla calura nelle fredde, fredde acque dell'oceano. Non se ne può fare meno. Secondo noi è assolutamente indispensabile. Sì, bisogna farlo. Signor Bagnino, ha un minuto? Allora, quante vite hai salvato oggi? Ciao, Louise. Vuoi fare il bagno vestito così, Stan? Già, tu fai pure lo spiritoso, non mi interessa, perché qui venderò uno dei miei abiti, vedrete. Ma scusa, allora, perché non ti metti un cartello sulla schiena? Sarebbe ancora più facile. Attenta, non sai cosa può capitare. No, cosa può capitarmi? Stanley! Alex, per favore, non potresti insegnare le buone maniere al tuo amico prima che arrivi il gran giorno? Mi dispiace, credo che ormai sia tardi. Ragazzi, venite più indietro, per favore! Allora, Stan, sei venuto qui solo per fare pubblicità al tuo negozio oppure c'è qualcos'altro? A dir la verità, Stan è venuto qui per accompagnare me. Avrei bisogno di un tuo parere, per cortesia. Quale ti sembra meglio? Vedi, Stanley rifiuta di dare un'opinione su qualunque argomento che abbia a che fare con le nozze e io voglio assolutamente avere il punto di vista di un uomo su questo particolare. Verde. Il verde ti dona. Visto? Cosa? Ti ringrazio, Alex. Lo sapevo che mi avresti risposto seriamente. E le vuoi mangiare? Prego. Ma senti, senti che buon profumo. Venite, signori, non perdete l'occasione. Questa è l'unica, autentica, garantita lozione per la bronzatura, signori miei. Vendere lozioni per la bronzatura. Forse in questo campo potrei avere un futuro. Ma dai, non buttarti giù, Alex. Tu puoi fare grandi cose. Sei uno che ha tutti i numeri per sfondare. Il problema è non andare a sbattere il naso. Alex, non vorrai continuare a star seduto su questa sedia, spero. Provare per credere, signori. Resterete impressionati dall'efficacia di questo prodotto. Non esiste niente. Ho pensato una cosa. Un passatempo pericoloso per te. Avrete una bronzatura perfetta. No, davvero. Mi sono detto... Ecco, noi stiamo per sposarci e... Sì, insomma, tu e Louise siete... Senti, Stan, è stato molto tempo fa. Desidero solo che siate felici e che vi vada tutto bene. Grazie, Alex. Veramente, per noi due significa molto. Ci vediamo più tardi. Charles, fai in fretta, dobbiamo prepararci per la cena.
Stai tranquilla, mamma. C'è un sacco di tempo. Perché non vieni anche tu? Venite tutti. Ehi, 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 attento. Chiedo scusa. Ci sono molti bambini intorno. Certo, certo. Comunque, com'è il mare? Ci sono onde, come sempre. No, chiedevo se è freddo. Le onde non mi preoccupano. Sì, è freddo. Ti fa mancare le forze velocemente. Grazie per l'interessamento. Forza. Dai, prendilo. Vuoi notare? Certo, la devo portare sempre. Anche signore e signori, scusate, ma devo chiedervi di interrompere questa simpatica riunione. Ciao, ci vediamo. Danny, una chiacchieratina va bene, ma non deve durare troppo, perché ti può distrarre, è ovvio, e questo non è professionale. Anche se parlavo, controllavo tutto. Anzi, hanno capelli grigi, occhialini, a circa 70 metri, dov'è? Era entrato dalla mia parte 2 minuti fa e ora sta uscendo. Devi essere concentrato, Danny. Non ti puoi permettere distrazioni in questo lavoro, d'accordo? Tieni, concentrati con queste. Cosa? Ma cos'è? Fammi vedere. Ciao, mamma! Sii prudente, Charles! Non andare lontano! Non è lontano. Comunque... Sandy! Sandy! Su! Vieni! Dai, vieni a fare il bagno! Hai visto quanta gente in acqua? Dà veramente un senso di benessere. Aiuto! Aiuto! Danny! Presto! Ma che succede? Charles! Portiamolo fuori! Mettigli le gambe! Tiriamolo fuori, così! Sì, avanti! Avanti, tiriamolo fuori! Da parte, parte. Tieni sulla gamba! Mi senti? Giù! Oh, guarda la gamba! Andate a cercare aiuto! Andate a cercare un dottore! Avanti. Può morire di sangue! In alto! Teniamogli la gamba in alto! Muovetevi! Portiamolo in albergo! Tiriamolo su, forza! Forza. Dai, sì, ragazzi! Dai! Permesso! Vedi? Permesso! Fermate i cavalli! La carrozza! Aspettate, una coperta! Ma cosa? Fate largo! Dai! Spostatevi! Guardatevi sul divano! Poveri! Il dottore! Lei è il dottore? Sì! Ha perso molto sangue! State indietro, indietro! Di qua, dottore! Per favore, aiutatelo! Poverino! Vorrei che lei parlasse con il bagnino che ha tirato fuori dall'acqua, Vincent. Complimenti, ragazzo. Grazie, signore. Alex, il signor Meehan è il commissario del New Jersey per la pesca e le attività marine. Deve farti qualche domanda. Ma certo. Torno adesso dall'obitorio. Quella vista deve averti scioccato. I signori Vincent vengono nel mio albergo da quando Charles era un ragazzo. E per me è come se fosse successo a mio figlio. Ho scambiato 2 parole con la signora. Siedi, prego. Come puoi immaginare, date le circostanze, non ha potuto aiutarci molto. Allora, tu hai dichiarato che è stato l'attacco di uno squalo, vero? Sì, signore. E tu l'hai visto lo squalo? No, signore, ma ho visto quello che stava facendo. Io voglio sapere se hai visto con i tuoi occhi qualcosa che tu possa sicuramente identificare come squalo. Beh, no, signore, ma... E allora come sei arrivato alla conclusione che ce n'era uno? Sulla gamba aveva il segno di un grande morso.
Che cosa pensa che fosse? Quello che penso io e che pensi tu non importa. Dobbiamo fare un esame analitico, guardare ai fatti. Ci sono molti predatori in mare. Che possono attaccare in quel modo? Ah, io non parlo di vita animale. Abbiamo gli U-boot tedeschi proprio in queste acque. E io non mi sentirei di escludere un siluro vagante. Cosa? Un siluro? Alex, il signor Meehan cerca di fare il suo lavoro. Sì, sì, d'accordo, mi spiace, ma qualsiasi cosa sia stata, voi chiuderete la spiaggia fino a che non lo si saprà. Non è vero? Beh, io posso controllare soltanto questa piccola parte, ma per ora il signor Meehan non pensa che sia necessario chiudere. Su questa costa non si è mai verificato un attacco di squalo, almeno a memoria d'uomo. È un dato scientifico, gli squali assassini non vengono a riva. E se uno l'avesse fatto? Se uno l'avesse fatto... Sarebbe stato un avvenimento anomalo. Dico bene. Quindi, anche se è stato qui... Adesso è sicuramente tornato al largo. Sì, ma se noi non... Alex, nessuno ti chiede di farti carico di questo problema. Penseremo noi ad affrontarlo con la dovuta attenzione. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Sono fresche. Prego, signori. Ciao ragazzi! Com'era l'acqua oggi? Un po' agitata. Beh, speriamo che sia meglio domani. Sì, speriamo. Ciao Alex. Ehi Lester. Sì? Ne peschi uno per me? Sì, cercherò. Ehi Alex! Ho un po' di pesce per te. Che succede? Ti hanno licenziato? Non hai sentito dell'attacco? Oh, sì, ho sentito. Sei tu che l'hai tirato fuori. Sì. Sai, ci vuole un certo coraggio per entrare in acqua quando si sa di essere in compagnia di uno squalo. Come sai che era uno squalo? Me l'ha detto l'uccellino. Tu eri lì, no? Era uno squalo. In realtà non l'ho visto. No, ma hai visto quello che ha fatto? Hai visto il morso? Sì, ho visto il morso. Com'era? Allora era grosso. Lo sai, c'è una corrente calda che arriva da sud. No, da sud-est. Avrà portato qualcosa come un toro, forse un tigre. Il commissario alla pesca ha detto che gli squali non vengono a riva. Si vede che questo squalo non ha letto i libri che legge il commissario alla pesca. Sai, gli squali non pensano come noi. Ma credimi, durante l'attacco tutto era perfettamente chiaro per quello squalo. Alex, va tutto bene? Lasciano la spiaggia aperta. Lo sai, si dice che se capita che un cane azzanni una gallina bisogna ammazzarlo. Perché quando ha sentito il sapore... non può più farne a meno. Senti, Alex, ascolta. Tu come sei messo? Purtroppo il pesce non ha bocca in questo periodo. E io sono come un vecchio squalo che sta morendo di fame. Tu non hai fame, squalo. Hai solo sete. Beh sì, anche questo. La morte per sete è la morte peggiore, sai? Ah, tu sei bravo, io lo so. Ehi, non farti intrappolare come un pesciolino. Vedrò di farcela. Se riesci a resistere fino alla fine dell'estate, hai vinto. Grazie, Cap. Oh!
Alex! Ciao! No! E qua lo farò un po' più ricco, sì. Così sarà perfetto. Sì, sì. Mi sembra che vada bene. Glielo voglio fare all'ultima moda. Sì. Le calzerà certo. Pennello. Ecco a voi l'uomo del giorno. Signor Sindaco. Come stai, Alex? Va tutto bene? Sì, io sto bene, ma finite pure, prego. Oh, ma abbiamo finito, vero Stanley? Oh, sì, signore, sì, certo. Se non desidera altro. No, 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 è un ottimo lavoro. Senti, si è capito cos'è stato a causare la disgrazia? No, ma è probabile che sia stato uno squalo. È proprio un peccato per quel ragazzo. Ho anche saputo che era di ottima famiglia. Sarà pronto per giovedì, signore. Oh, perfetto. E se vuole che gliene faccia un altro? Le sconto il 20%. Lana leggera importata. Il miglior tessuto che abbiamo. Stanley, sei veramente un gran venditore, devo ammetterlo. Signor Sindaco, se fosse sicuro che era uno squalo e se dipendesse da lei, chiuderebbe la spiaggia? Beh, in tutta franchezza non posso dirlo, Alex. Credo sia meglio lasciar fare agli esperti. Sì. Oh, avete sentito che i nostri hanno battuto i Red Sox? Abbiamo una bella squadra quest'anno, ci darà delle soddisfazioni. Alex, continua a lavorare così. Davvero va tutto bene? Stan, un uomo è morto, pare che sia stato uno squalo e tu e il sindaco parlate di baseball. Non lo volevo mettere in imbarazzo qui nel mio negozio. È il sindaco. Beh, motivo in più per... Sì, ok, ok, però calmati. Non si entra in un teatro urlando al fuoco, a meno di non esserne sicuro. E poi hai dimenticato chi arriva in città oggi pomeriggio? E questo che c'entra? Il presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson, Alex. Potrebbe fare le vacanze dappertutto, ma torna nel suo stato d'origine. Perché? Per sostenere la moda dei bagni di mare. Alex, l'albergo per cui lavori non c'era quando eravamo bambini. Matawan è cambiata. Ora è veramente una città. E tu potresti rovinare tutto per una cosa di cui non sei sicuro al 100%. E se succede ancora? Sai, se un giorno sarai candidato, io voterò per te. Però nella vita non si può pensare solamente al profitto, ti pare? Non intendevo. Per me ci sono anche altri valori in cui credo. Alex, non lasciarti coinvolgere. Ci vediamo. È il progresso. Lo sviluppo della nostra industria è così impetuoso e rapido da creare un mondo che ci appare completamente diverso da quello in cui eravamo nati. Ma, così come una frontiera si è chiusa, abbiamo un'altra nuova frontiera che si sta aprendo. E l'America è perfettamente attrezzata per marciare verso questa nuova frontiera con coraggio e con ingegno, ma soprattutto con l'impegno di rendere questo mondo un luogo più umano. E così io vi dico, cittadini americani, di non temere questi cambiamenti. La vita che conosciamo continuerà. L'America continuerà a prosperare. Le nostre coste saranno al sicuro dalla guerra. Alex, grazie di essere venuto. Si figuri, signor Engel. Grand'uomo il presidente. Sì, signore. Lasceremo che tedeschi e francesi combattano fra loro. Noi ne staremo fuori. Ascolta, ragazzo. Ti volevo dire che il commissario Meehan se n'è andato nel pomeriggio. Mi ha appena telefonato e mi ha detto che ha consultato molti esperti. Sai, il grande museo di New York, eccetera. Sì, signore. E tutti hanno detto la stessa cosa. Ammesso che possa essere stato l'attacco di uno squalo, non c'è la minima possibilità che si possa ripetere. È una cosa anomala, una su un milione. Questa è scienza, ragazzo, e noi dobbiamo fidarci.
Sì, signore. Grazie della notizia. E allora ci vediamo domani. Non vuoi riposare? Penso che sia giusto che torni subito al lavoro, se per lei va bene. Certo. Ma sì, certo. Bravo, ragazzo. Alex. Louise. Oh, Alex, sono contenta di vederti. Ero preoccupata. Deve essere stata una cosa terribile. Adesso sto bene. Grazie. Stanley mi ha riferito quello che gli hai detto, i tuoi auguri di felicità. Sono sinceri. Io spero che tu abbia quello che vuoi. Certo, ho quello che voglio. E così tutto sembra andare per il meglio. È vero. Sì, per capirci è bastato guardarci. Sì, proprio così. E non hai mai avuto qualche pensiero segreto? Non è una domanda leale. E se l'avessi? Louise. E tu invece? Io invece cosa? Ma dai, lo sai. Effettivamente, non è una domanda leale. Devo riconoscerlo. Sì, infatti. Hai scelto molto bene, Louise. È l'uomo giusto per te. Sei veramente un amico. E spero che continuerai ad esserlo. Il giorno dopo il funerale di Charles Vincent, a una settimana dall'attacco, i treni erano pieni, gli alberghi completi e le spiagge affollate. Quello che era successo a Vincent non si poteva ripetere, eppure molta gente si limitava a bagnarsi i piedi. Mi sembrava che tu andassi piano, campione. Sì, credo anch'io, sono fuori allenamento. Tenterai ancora? Che cosa? Le Olimpiadi, no? Beh, prima deve finire la guerra. Altrimenti non si faranno nemmeno. E poi ero solo una riserva, non facevo parte della squadra. Immagino che la cosa ti bruci ancora. Tu quanti anni hai? 19. Beh, io non li ho più, eppure sono ancora su questa spiaggia. Almeno con le Olimpiadi sarebbe cambiato qualcosa, anche se ero una riserva. Accidenti. Cosa? Quei due sono troppo a largo. Non ho niente fischietto, sono tutti nervosi. Sono nella zona di Kirwood. Vada lui e digli di nuotare fin là per portarli più vicino. Ci vado io. D'accordo. Sta attento. Ehi, ragazzi. Sì? Cosa? Dovete rientrare, siete troppo a largo. Ma nuotiamo bene. E abbiamo il salvagente. Non ha importanza, dovete venire subito più vicino alla riva. Ma perché? Ok, sapete cosa facciamo? Una gara a chi arriva primo. E vi lascio partire in vantaggio. D'accordo, va bene. Andiamo. Hai detto qualcosa?
Nuotate veloci! Diritti verso la spiaggia! E non fermatevi! Attenzione! Uscite subito dall'acqua! Fate presto! Kermut, prendi la barca! Fuori dall'acqua! Fuori dall'acqua! Uscite presto! Fuori dall'acqua! Presto! Presto! Andiamo, andiamo! Su! Forza, remate! Remate! Danny! Aggrappati! Dai, vieni! Forza! Su! Oh mio Dio! Guardate! Non morire, Danny, non morire! Questo portiamolo a riva! Danny! Apri gli occhi, Danny! Andrà tutto bene, amico! Non si vede più niente! Chissà dove... Andiamo, andiamo, non perdiamo tempo! Via! Alex, per l'amor di Dio, figliuolo. La scienza, signor Engel. Ha detto di lasciar fare alla scienza. Senti, calmati, per favore. Non c'è la minima possibilità. Non l'hanno detto gli esperti. Non ci doveva essere nessuno in acqua, nessuno. Alex, siamo tutti sconvolti. Allora mi faccia un favore, signor Engel. Prenda la sua scienza e i discorsi sull'impossibilità che un attacco si possa ripetere e vada a spiegare tutto alla famiglia di Danny, va bene? Buongiorno signori, sono Frederick Lucas, direttore di questo museo. E qui con me c'è il dottor John Nichols, il nostro professore di teologia. Ora, come voi sapete, il governo federale e lo Stato del New Jersey ci hanno chiesto di svolgere un'indagine sui recenti attacchi da parte di squali avvenuti sulle nostre coste. Signore, non siete voi due che avete pubblicato un articolo in cui dite che gli squali non sono aggressivi e che l'attacco di uno squalo ad un uomo non è scientificamente possibile? L'articolo che lei cita era leggermente meno esplicito di come lo dipinge. Comunque, al di là di questo, potete immaginare quale sia il nostro interesse e la nostra partecipazione nel vedere che il libro della scienza volta un'altra pagina. Per favore, signora, cosa può dire ai 30 sindaci della costa del New Jersey che stanno cercando di limitare il panico dei turisti terrorizzati? È meglio che lasci la parola a Nichols, che condurrà personalmente l'indagine sul posto, John. Noi continuiamo a essere convinti che un altro attacco sia molto improbabile. Tuttavia, è sempre necessaria la prudenza, o forse è più giusto dire precauzione. E come pensate di proteggere i bagnanti? Ritengo che siate al corrente del fatto che stiamo installando barriere di acciaio davanti a Asbury Park e davanti a molte altre spiagge. Pensiamo che sia una misura adeguata per ristabilire la fiducia della comunità. Qualche altra domanda? Sì, signore, ascolti io. Ecco. Allora, Murphy. Puoi venire o no? Non mi piace per niente il New Jersey, fa troppo caldo. Oh, perché qui non fa caldo?
Saremo vicino al mare. E potremo anche avere una barca. A motore. D'accordo, ma devi promettermi che non avremo a che fare con animali pericolosi. Oh! Sarà una bella avventura, Murphy. Un'avventura molto interessante. Non mi prendi, non mi prendi! Oh, grazie. 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 Tutto bene, grazie. Piacere vederla. Sì, anche me. Ti stai scendo? Sì, certo. Ragione, esattamente. Oh. Sì, è scappato da quella parte. Arriva come il diavolo. Ciao Eddie, ci vediamo. Stammi bene, Bill. Alex, dove sei stato in questi due giorni? Eravamo molto preoccupati per te. Avevo bisogno di una pausa. Tratti male il tuo capo, lasci il lavoro e poi ti nascondi. Stan, c'è stato un problemino per degli attacchi di squalo, non so se l'hai saputo. Allora, senti. Io non posso fare altro che appoggiarti sulla questione di principio. Ci voleva fegato per licenziarsi e ti ammiro per questo. C'è un ma alla fine della frase. Sì, Alex, perché mi sembra che tu non pensi al futuro. È una cosa che ti può nuocere. Se per esempio tu volessi entrare in affari con la lozione abbronzante o qualcos'altro... Senti, dove vuoi arrivare, Stan? Posso parlare con Engel. Secondo me ti riassume con piacere. Per favore, vuoi dirmi cosa stai... Non capisci che la gente può pensare che tu abbia paura? Ah, può pensare così. E tu invece pensi che abbia paura? Non ho detto io questo. Io non posso rispettare un uomo che mette in pericolo delle vite umane solo perché vuole continuare i suoi... Guarda affari. Che non è non quello... Non voglio lavorare per uno così. E non mi importa di quello che pensi tu o chiunque altro sulla faccia della terra! Alex, ho sentito che cerchi un lavoro. Ho bisogno di una città più grande. Dai, sta tranquillo, ragazzo, tranquillo. Ehi, barista. Dimmi che. Versa da bere al mio amico e anche a me. Subito. Coraggio, Alex, offro io. Senti, ho in ballo un lavoro. C'è da fare un grande recinto per evitare che questo grosso pesce con i denti da squalo sgranocchi i bagnanti. E io sto cercando qualcuno che possa darmi una mano. Ci vuole uno che abbia due belle braccia, che non sia troppo rompiscatole e soprattutto sia in grado di sopportare l'alcol come si deve. Tieni la rete. Ce l'hai? Sì. Bene. Perfetto. Appena avremo fatto questa sezione potremo prendere qualche pesce per la zuppa, Già che ci sei, cattura lo squalo. C'è una ricompensa. Vedo che dici lo squalo invece di uno squalo. Molti pensano che sia uno solo, come un cane impazzito. E se sbagliano? Qui ci sono più squali di quanti ne abbia mai visti. E la corrente calda a portarli. Il problema è che hanno una gran voglia di mordere. E questo non riesco a spiegarmelo. Comunque l'importante è che su questa spiaggia non succeda più. Speriamo bene. Ok, ora ci immergiamo. Cerchiamo di essere veloci. Ma stai vicino a me. Se vedi qualcosa, niente panico. Vieni su e nuota sino alla scala. D'accordo? Va bene. Andiamo. L'hai bloccato? Sì. Sei pronto? Sì.
Cosa c'è? Cosa c'è? Ho visto qualcosa! Cosa? Uno squalo! Ma dove? Io non vedo niente! Facciamoli uscire dall'acqua! Forza! Avanti, fatelo smettere, ragazzi! Nuotate! Forza, forza! Forza! Venite a bordo! Venite a bordo! Forza, ragazzi! Più in fretta che potete! Su, salite, presto! Presto, muovetevi, muovetevi! Dai, Alex, fa presto! Vieni su, vieni su! Ecco, bravo! Siamo tutti? Sì. Ehi, Vic, sei ferito! Brutto figlio, no, sta di puttana! Ehi, Vic! Basta, calmatevi! Se c'è qualcuno che non ha lo stomaco o qualcuno che non ha la mano ferma, è meglio che se ne vada subito, chiaro? Altrimenti fra 5 minuti si ritorna al lavoro. Devi fasciarti, è meglio. Non vorrai andare in acqua così, eh? Su, bravo. Bene, ragazzi, stiamo lavorando bene. Hai visto? C'è una rete d'acciaio, lei. Si vede benissimo. Meno male, ti fa sentire meglio, vero? Grazie mille. Dunque, allora, adesso che siamo arrivati sin qui, non potresti cortesemente dirmi che cosa hai in mente? Niente, voglio solo andare un po' in giro. Questo posto è così encinante. C'è movimento, c'è il sole, c'è il mare. Ti piacerà. Non ti attira l'idea di un bel bagno in mare? Ho l'impressione che sia pericoloso. Lo sapevi che ci sono stati degli attacchi di squalo? Adesso hai centrato il problema. Cosa? No, 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 no. Murphy, andiamo, ti offro una birra. Va bene. Per favore. Ah, non lo so, ragazzi, sono un po' stanco. L'altra squadra, il signor Burley, e anche noi abbiamo bisogno di un grande. In fondo lei non è male. Lester. Mamma. Lester, il signor Fisher ha da fare. Sono sicura che voi troverete Mamma. Qualcuno facilmente. A dire vero, signora Stilwell, stavo proprio per accettare. Grande. A patto di giocare nella squadra di suo figlio. Va bene, allora andiamo, dai. Lester. Molte grazie. Allora, chi è il lanciatore migliore, ragazzi? Io, sono io. Ah, molto bene, vedo che siete allenati, bravi. Benissimo, siamo pronti per cominciare. Andiamo al campo, forza! Ale! Ale! Da questa parte! Dai, tira! Facci la palla! Alex, tira! Alex! Ciao, Stan. Ciao, Alex. Molto bene, adesso io vado a pulire i pesci e li metto sul piatto per te, Stan. Oh, grazie, Cap, sei molto gentile. Ti aspetto qui, Cap. Senti, io non volevo. Allora, signor Fisher. Ci vediamo al campo fra un minuto. Va bene. Secondo me con lui vinciamo. Scusami per quella birra. Ah, puzzavo come un ubriacone. Non è stato facile spiegarlo a Louise. So cosa mi vuoi dire. Non spettava a me giudicare. Anche se continuo a chiedermi perché sei venuto via da quella spiaggia. Sono io che ho mandato in acqua Danny. Ehi. Tu facevi il tuo lavoro. E lui faceva il suo. Sì, lo so, ma e lui... poteva anche succedere il contrario. Danny non vorrebbe che tu ti sentissi colpevole. Già. Già. Grazie. Forza. Si deve andare avanti. Vieni da me domani e ti faccio un bel vestito. No, Stan, non posso accettare. Altro che, il mio miglior amico deve essere molto elegante. Domani va bene, lanciatore? Controllerò sulla mia agenda, tiro fiacco. A chi tiro fiacco? Io facevo dei lanci bene, che tu... dimostramelo. Ecco qua. Sì,
però questa non la prendi. Benvenuto, dottor Nichols. Le prende i bagagli? Questa la prendo io. Lei invece mi prende le altre, mi raccomando. Sì, signore. Dottor Nichols, che tipo di squalo è? Scusate. È uno squalo solo. Non posso fare dichiarazioni in questo momento. Verrà ancora a fare il bagno il presidente? Non lo so proprio. Buongiorno, signore. Suite 44, ragazzi. Ecco qua. Grazie. Curati. Quello che peschi te lo prendo sempre. Cap? Ecco. Grazie, Cap. Scusatemi, per favore, io sto cercando il signor Tridmon. Oh, sì, eccolo, è lui. Ah, Alex. Ah, buonasera, io sono John Nichols, ittiologo capo del Museo di Storia Naturale di New York. Buonasera. Potrebbe darmi un momento? Ma certo. Allora, io intanto porto via questi piatti. Un altro giro per il mio amico. Che tipo di ologo ha detto che è? Ittiologo, io mi occupo di pesci. Prego, si sieda. Oh, grazie. Vede, io sono qui per gli attacchi dello squalo. Non so quanto posso esserle di aiuto, signor Nichols, perché in realtà io ho visto ben poco. Ma io avevo capito che lei fosse presente a entrambi gli attacchi. Beh, c'è molta gente che non era nemmeno vicina al posto che potrebbe darle molti dettagli spaventosi. Io ero troppo impegnato a tirare fuori quei ragazzi per badare allo squalo. Certo, lo capisco, però probabilmente ha visto più di quello che pensa. Nella sua dichiarazione, lei ha detto che il giovane signor Bruder venne colpito parecchie volte, vero? Sì, è quello che ho visto. E con grande forza. A quanto so, le gambe del signor Bruder non si sono ritrovate. Lei riusciva a vederle durante l'attacco? Capisco che la sto turbando. Mi spiace. Io mi fermo per qualche tempo, quindi ci incontriamo ancora? Sì, mi può trovare facilmente. Signor Nichols, esattamente cosa fa un ittiologo nel suo lavoro? Oh, studia i pesci. Parla di pesci, scrive di pesci. E ha studiato molto? Oh, forse più di quanto avrei dovuto. Forse è meglio il contatto diretto con i pesci. Sì, ma non se quelli grassi mordono. Già, questo è vero. Grazie molto. Luglio 16. Il sole sorge alle 5:37. Buongiorno, Matti. Ciao, Cap. Mi sei alzato presto oggi. Abbastanza. Ma ritorno prima che faccia troppo caldo. Sai, ho un nuovo lavoro, un nuovo compagno. Non va male, ne vuoi un po'? Oh, no, no, grazie, devo lavorare. Se puoi, pesca qualcosa anche per me. Con piacere. Sì, oggi abboccano. Dimmi. Posso fare il bagno dopo il lavoro? Ma certo. Alle 8 del mattino fa già caldo ed è umido. Dillo alla mamma. Certo. La gente di Matawan va a lavorare, cura gli affari, si prende cura dei figli. Buona giornata, caro. Sì, papà, grazie. Fa quello che ha sempre fatto. Alle 9 era sereno, avrebbe fatto un gran caldo. Buongiorno, Frank. Un giorno ideale per la spiaggia. Frank, mi sembri confuso. Sì, qualche volta sono confuso, Stanley. E allora ricorda, tu arresti la gente cattiva e tagli i capelli alla gente per bene. Non fare confusione. Sì, amico mio. Sarebbe brutto se sbagliassi. Ah, mio Dio. Con il caldo, la gente arrivò senza pensare agli squali e affollò le spiagge con numeri da record.
Non erano ancora passati 12 giorni dal primo attacco. Attenzione, pausa pranzo! Facciamo la pausa! Ciao, Lester! Ciao. Ciao, ragazzi! Sei sudato? Sì, ho molto caldo. Oggi è tremendo. Beh, possiamo fare un bagno per rinfrescarci, no? Già. Sì, mi piacerebbe, ma ora non posso. Una tinozza? Sarebbe questa la barca, Michael? Ma uno squalo può farne due bocconi ridendo e scherzando. Non cacceremo squali con questa. La useremo per guardare in giro, per vedere cosa si può fare. Tu puoi fare come vuoi. Io me ne vado col prossimo treno. Murphy! Io sono molto deluso. Sono o non sono un esperto? Andremo fuori. Daremo un'occhiata e sapremo dove andare con la barca da pesca. Io ho un sesto senso per queste cose. Vedrai. Comunque, resta una tinozza. Ti auguro di tornare indietro. Ciao. Sei un po' distante da casa, eh? Tocca a te. Pronto? Dammi il capo della polizia. Frank, è per te. Pronto, pronto, pronto. Dai, lascia perdere. Pronto. Sì, qualche seccatore. Sì, pronto. Frank, c'è uno squalo. Pronto, uno pronto, squalo. Ma chi è? Chi parla? Non riesco a capire niente. Sono Cap. Cap, ascoltami. Devi starmi a sentire. C'è un enorme squalo che sta risalendo il fiume. Cosa? Uno squalo, hai detto? Io sono a Shallow Wind Ridge, ho guardato giù e ho visto un grosso squalo che stava risalendo il fiume! Cosa nel fiume? Dico sul serio, sta risalendo il fiume! Ora devi fare il possibile! Credo che sia più facile vedere un elefante che si rinfresca piuttosto che uno squalo. Frank, ascoltami! Frank! 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 Accidenti! Ah, stai calmo, Cap, non ti agitare. Senti, io prendo la tua barca, sì! Sì, prendo la tua barca! Aspetta, Cap! Andiamo a fare il bagno oppure no? Allora, quanto ti manca, Lester? Vai a vedere se ti va. Beh, io di solito smetto di lavorare quando sono le tre. Veramente? Alle tre? Dai, andiamo via senza di lui. È meglio. Sì, solo Lester. Sì, signore. Secondo i miei calcoli, oggi avrai fatto un centinaio di manici, eh? Sì, sicuramente. Bene, mi spiace, ma ne ho in sovrabbondanza. Perciò credo che sia meglio che tu smetta per oggi. Sì, signore! Grazie, papà! Lester, andiamo, andiamo a fare il bagno! Forza, tuffiamoci! Ragazzi, non entrate nel fiume! C'è uno squalo nell'acqua! C'è uno squalo nel fiume! Non entrate! Se no lo dico a vostro padre che vi picchierà a sangue! Vecchio pazzo. Squalo!
C'è uno squalo nel fiume! C'è uno squalo! Non andate vicino all'acqua! Tenete lontani i bambini! C'è uno squalo nel fiume! Ci risiamo, ha bevuto! Io vado a vedere. Dov'è Lester? Non lo so, nell'acqua credo. Andiamo, presto. Red! Stan, che succede? Lester è nei guai, al fiume, andiamo! Dobbiamo stare molto attenti. Se il guardiano ci scopre, non so cosa succede. Hanno detto che c'è uno squalo. È impossibile, Red. Siamo a 5 chilometri dal mare. Ma c'è del sangue là. Può essere caduto. Oppure è stato male e ha vomitato. Oddio, da quanto sarà giù? Non l'ho trovato! Alex! Alex! Ho visto uno squalo nel fiume! Ma che cosa stai dicendo? Ti dico che ho visto uno squalo nel fiume! Vieni con me! Andiamo! No, aspetta! Ancora un momento. Io sono pronto. Anch'io, solo un attimo. Continuate così. Stendetela. Fino alla riva. Frank, ma perché mettete questa rete? La corrente porterà il bambino fino al mare se non lo fermiamo con qualcosa. Ah, certo, certo. Niente? No. Povero, povero. Ma cos'è? Io vado fuori. È vero, è meglio uscire. Stan! Stan! Io esco! Stai bene? Guarda che roba! Vieni, ti aiuto io! Thank you.
Cosa succede? Fate qualcosa! Aiutatelo! Un fucile, presto! Fate qualcosa! Colpiscilo! Aiutatemi, presto! Presto! Hai detto presto, ma lasciare! Non fatemi mettere una mano! Ancora la gamba! Fatemi passare! Bisogna fermare l'emorragia! Poveraccio! Coraggio, Stan! Ehi, amico! Stanley! Non fare così, Will! Non fare così! Stan! Non lo vedi? Hai visto cosa gli ha fatto? Maledetta bestiaccia! Dai, resisti! Resisti, amico. Va portato subito in ospedale! Resisti! Fate largo! Se la caverà! Lo squalo! Lo squalo! Sta tornando! Sì, lo squalo! Prendete i fucili! Con la dinamite! E lì, è lì! Maledetto! Tiratelo giù, ma fate molto attenti, piano. Ragazzi! Vieni, attenti! Quanto c'è per Asbury Park? Ascolta. Senza fermate mezz'ora, ma questo è niente locale. Fermate, il binario è libero. Sì, il binario è libero. Ma è contro il regolamento, non il posso. Mio amico morirà dissanguato se non lo portiamo subito in ospedale. Questo mi dispiace. Bisogna fare molto in fretta per salvarlo. Voglio che questo treno vada ad Asbury Park in 30 minuti e se non guida lei, lo guido io. Ecco, tesoro. State qui. Uno squalo! Uno squalo! Uno squalo! Non mi spruzzare! Basta! C'è uno squalo nell'acqua! Uno squalo! C'è uno squalo in acqua! Uno squalo, uscite subito! Andate via, c'è uno squalo! A cosa sta? C'è uno squalo enorme! Uno squalo! Dove? Andiamo! Forza! Joseph! Venite qui! Joseph! Vieni! Forza, Joseph! Forza! Dai! Joseph, forza! Joseph! Joseph! Non ci lo faccio! Joseph! Joseph! Ecco, sto arrivando! Cerca di tenerlo forte! Aiuto! Tienilo stretto! Tienilo stretto! Non lasciarlo andare, ragazzo! Joseph! Joseph! Vieni! Ecco! Vi aiuto io! Vi aiuto io! Coraggio! Coraggio! La mano! Dammi la mano! Coraggio, Joseph! Andrà tutto bene, vedrai. Voi state bene? Sì! Cerchiamo aiuto! Te la caverai, ragazzo, vedrai. Thank you.
Dopo 4 persone uccise in 12 giorni e con il giovane Joseph Dunn che lottava contro la morte, lo squalo mieteva altre vittime. Le spiagge delle città. Le presenze si erano molto ridotte. Sembrava che l'intera regione fosse impazzita per lo squalo. Il corpo di Lester non si era ancora trovato, ma non per mancanza di ricerche. Tutti volevano uccidere lo squalo. Ferme così? E prendere la ricompensa. Bene! Ci racconti tutto? Lei l'ha visto bene. Sembrava di essere al circo. Era molto vicino. Quanto è grande? Sì, l'ho visto perfettamente, certo. E ci dica qualcosa di più. Era in barca. Questo è un vero dente di squalo, signore e signori. Ma figurati. Se vuoi il mio parere, secondo me ha portato un sacco di frode. Guardate! Certo. L'ha visto neppure dipinto lo squalo. Lei ha un piano per uccidere quel mostro, signor Nichols? Mi piacerebbe avere un piano per ucciderlo, ma non è questo lo scopo della mia presenza qui. Non c'erano solo esperti e imbroglioni, ma anche tanta brava gente. Ma non avvicinate le mani! Anche se lo squalo è morto, è risaputo che può portare via la mano a un uomo. Quanto tempo ci ha messo a prenderlo? Ah, non è facile dirlo. Il tempo passa in fretta quando si lotta per la vita. Come sa che è questo l'assassino? Perché non appena l'ho issato a bordo, dalla bocca di questo mostro sono usciti pezzi di braccia e di gambe umane. A questo punto mi dispiace, ma il tempo che avevamo per questo gruppo è finito. Grazie mille. Venga pure avanti il prossimo gruppo, prego. Oh, grazie. Sì. Buonasera. Signora. Buonasera. C'è qualche messaggio per me? No. Buonasera. I bagagli sono pronti, signore. Alex. Voglio cacciare lo squalo, dottore. E le sarei grato se mi dicesse come devo fare a cercarlo. Beh, io credo che si tratti di un grande squalo bianco. Si accomodi. È una meraviglia della natura, una macchina praticamente perfetta. C'erano creature non dissimili all'epoca dei dinosauri. Pensi che può essere lungo anche più di 6 metri? Non credo che quello che ho visto fosse così grosso. Il mio esame delle ferite delle vittime lo conferma. È un esemplare giovane, un grande bianco, direi. Anche se non è da escludere l'ipotesi squalo toro, considerato che ha risalito il fiume. Gli squali toro sopravvivono in acque dolci, come nel lago Nicaragua, o nello Zambesi, in Africa. Come faccio a trovarlo? Sono stati fatti molti errori, in effetti. Ma io sono convinto che sia un vagabondo che, seguendo la corrente, è arrivato qui. Ha trovato una nuova fonte di proteine e ha marcato il territorio. È ancora nella baia. Secondo me la ricerca può avere pieno successo. Pieno successo? Non è il caso che le chieda di venire con me. Quando il Museo di Storia Naturale decide di andare a caccia di squali o di qualcos'altro, lo deve fare in un modo... Beh, in un certo modo. E così io devo declinare l'invito, purtroppo. La ringrazio molto, dottor Nichols. Alex, se è determinato ad andare avanti, deve essere prudente. Non lo faccia da solo, il grande bianco è una creatura aggressiva, dovrà fronteggiare una reazione di straordinaria violenza. Lo so.
Ciao, Eddie. Sto cercando Ken. Non l'ho visto, mi spiace. Salve, Alex. Mi dispiace per il tuo amico. Lei è il dottore? No, un buon samaritano che nell'esercizio della professione ha acquisito qualche esperienza nelle lesioni traumatiche. E che professione sarebbe? Io sono ammaestratore di animali al circo Barnum & Bailey e imbalsamatore. Michael Schleister. Prego, siediti. È un domatore di leoni. E di altri animali. Li addestro, li allevo, ci parlo insieme e se fanno i cattivi li impaglio. Ed è qui per lo squalo? Può darsi. Tutto dipende dal mio umore quando mi alzo al mattino. Comunque anche tu cercherai di prendere quello squalo, o mi sbaglio? Sì, può anche essere. Degli squali che cosa sa? Molto poco. Ma non importa, ho un sesto senso per gli animali, non so come spiegarlo. Secondo me, tu vuoi lo squalo. Ma non per i soldi. Lo sai che c'è una ricompensa, vero? Sì, lo so. Ma ha ragione, non è per i soldi. E allora stai cercando la fama oppure la vendetta? Se è per vendetta vuol dire che c'è un debito che tu hai con qualcuno. Magari anche con più persone. E devi pagare con la vita del predatore o con la tua. E non ti importa molto di quello che può succedere, il che ti rende il predatore più pericoloso. Se le parole uccidessero gli squali, lei non avrebbe problemi. Ti dirò che per un momento ho pensato che noi potevamo aiutarci a vicenda. Ma tu puoi essere pericoloso per me. E anche per te stesso. È che non voglio più vedere un uomo ucciso da uno squalo. Appenderai quell'affare fino a quando marcirà? Quest'affare, come lo chiami tu, mi ha reso un bel po' di soldi oggi. È andato fuori e l'hai pescato con la lenza? Molto bene, adesso il mare è sicuro, allora. E va bene, Alex, d'accordo. Dove sei andato a comprarlo? Ah, più a nord, lungo la costa. L'ho pagato qualche dollaro. Ma dai, un uomo non ha il diritto di approfittare della situazione. Senti, Alex, io voglio dar la caccia a quello squalo. E so bene che lo vuoi anche tu. Specialmente dopo che Stan... Ma tu sei... Sì, insomma, sei troppo infuriato. Hai una gran voglia di vendetta, ma quel demonio ti può tirare nell'acqua. Che vuoi dire che l'hai fatto per me? E perché l'avrei fatto se no? Cap, sono morte 4 persone e il ragazzino che hai salvato è vivo per miracolo. Non capisci che se la gente si sente al sicuro può tornare in acqua? Sì, lo capisco invece. Devi confessare quello che hai fatto prima che ci sia un'altra vittima. Domattina, senza perdere tempo, vai in città a raccontare tutto. Sai cosa pensano in città? Quando sono corso ad avvertirli dello squalo, ridevano... Lo so, ed era sbagliato, Cap, ma hanno visto che avevi ragione. No. Non posso farlo, non ci riuscirei. Va bene. E allora c'è un solo modo per evitarlo. Tu sei tremendo. Sei capace di prendere in trappola gli altri come se fossi un agente delle tasse. Dai, datti una mossa, vieni a bordo. La cosa può anche essere divertente. Tuo maledetto squalo non ci ammazzerà. Non dire che è mio quello squalo. Prendi il timone un momento. Vieni, lo fermo così com'è. Pensare come uno squalo. Allora vediamo. Certo, bisognerebbe capire parecchie cose. Perché se passasse di qui l'avrei visto.
pensare come uno squalo. Certo, se fossi al posto dello squalo cercherei di trovare... È chiaro! Arriva qui con la marea e si mette ad aspettare. Con quelli che ha salito è successo così e poi se ne va. Va al largo e cerca la corrente calda. E allora ci sono solo due o tre cose da verificare. Considerando... È qui il tuo maledetto squalo, qui! Esattamente qui! È un'area di almeno 100 miglia quadrate. Ma non preoccuparti, ci guiderà la barca. Ecco, potremmo anche esserci. Cagliamo una lenza con una bella esca fuori bordo e così tutto è pronto per lo squalo. Cap, guarda a prua. Cosa? Là! Ma che diavolo... Sarà uno che vuole offrirsi allo squalo come prima colazione. Bene. Andiamo a dare un'occhiata. Ecco, ferma pure. Ehi, della barca! Ma scusa, non... Schleiser! Si può sapere che cavolo siete venuti a fare? No, non importa, andatevene. Prego. Grazie mille. Ma cosa sta facendo qui? La stessa cosa che fate voi, immagino. Però posso dirvi che sono arrivato qui per primo e che ho buttato un'ancora qui sotto e voi no! Ma quello squalo è più grande della sua barca! La tirerà sotto prima ancora che le riesca a sputare! Signori, non discutiamo sul modo migliore di catturare questo squalo o su cosa sia in realtà. Un lui o una lei? Ok, e anche supponendo che lei non venga rovesciata e poi mangiato, pensa di poterlo prendere dandogli un colpo in testa? Ho gettato una rete. Lo squalo si impiglierà in questa rete, mi farà fare una bella cavalcata e alla fine morirà, e questo è tutto. Io sono vecchio e in vita mia di stupidaggini ne ho sentite tante, ma questa è la più grande. Sareste tanto cortesi da lasciarmi un po' di spazio libero? Alex. Alex, quest'uomo è completamente pazzo. Oh, sì. E adesso ci farà uccidere. Che cosa vuoi fare? Non lo so. Ma cosa? Oh, santo cielo! Lo squalo si è impigliato! Governa la barca! Fa attento, Alex! Si attacchi! Guardate che roba! Oh, oh! Schleiser, si attacchi! Presto! Andiamo! Yuhu! Signor Schleiser, non può farcela! Forza, squalo! Fa presto, Cap! Si attacchi, Schleiser! Prendi il rampone! Prendi il rampone! Deve riuscire ad aggrapparsi! Avete visto? L'avevo detto! È lontano! Ora cerco di raggiungerlo! Oh, santo cielo! Stai attento, Cap! Dove sei? Sei? Dove sei? Ah! Ah! No! Uomo in mare! Maledetto! Oh! Dagli il rampone! Schleiser! Cerchi di prenderlo! Forza, muovetemi! Sì, così! Lo prenda! Salti, Schleiser! Salti! Si attacca il rampone!
Forza! Tiriamolo su! Tiralo su, dai! Dai, che ce la facciamo! Tutto bene? Oh no! La mia barca! Se ne va! Guardate! Ah, questo lo vedremo! Accidenti! Se ne sta andando! Faccia presto, se ne sta andando! Lo voglio prendere! Ah, no! Non voltare indietro! Accidenti, torna indietro! Dai, Alex, dai! Alex! Bene, molto bene. Fatela passare a prua. Tenetela, tenetela. Leggiamola. Benissimo, ecco fatto. Lasciamo che ci porti in giro adesso. Così si diverte. Abbiamo preso uno squalo, signori. Finalmente! Sì, sì, è un dono particolare. Una cosa che non mi so spiegare. Semplicemente io sapevo che lo squalo sarebbe venuto lì, attirato dalla barca e da me che ero a bordo. Non chiedetemi perché! È un'ottima esca per gli squali, questo è vero! Ci dica qualcosa anche lei, capitano. È cominciato tutto il giorno che ho visto passare questa creatura sotto il ponte sul fiume a Matawa. Ah, sì, congratulazioni! In quel momento ho capito Grazie. Che avevamo a che fare con Pensa che sia quello. Che non lo si può sapere finché non lo apriremo, ma è un giovane bianco. Per me è un ottimo candidato. Spero che più tardi lei possa raccontarmi com'è. Io così. Certo. Sarà molto utile per il museo. Ragazzi bambini che facevano il bagno nel fiume. Perché pensavo che il pericolo fosse laggiù nel mare. Cosa deve fare un ragazzo per cercare di fare il lavoro che fa lei? Ecco, quel ragazzo può cominciare venendo a trovarmi in ufficio. Non so perché, ma ho l'impressione di avere migliaia di domande da farle. E io posso dire esattamente lo stesso. A presto. E lei? Ha avuto paura? Diciamo che è stata la cavalcata più lunga della mia vita, questo senz'altro. Però c'era una terza persona sulla mia barca che ha qualcosa da raccontare. E chi è? Come ti chiami? Dici qualcosa. No. Quello che dite voi va bene. Grazie, Alex. E adesso Cap mi dirà che i denti sono grandi. Molto grandi. Quanto? Grandi? Quest'uomo non ha visto davvero cosa possono essere i denti di uno squalo. Io ve lo posso dire invece, perché una volta ho visto uno squalo adulto molto più grosso. Quel giorno il dottor Nichols aprì il giovane bianco, trovando nello stomaco pezzi di ossa umane e di tessuto. Lo stesso giorno, il corpo di Lester Stilwell fu recuperato nel fiume dove era morto Stan. Delle 5 vittime dello squalo, solo il piccolo Joseph riuscì a sopravvivere. 2 mesi dopo uscì dall'ospedale accompagnato da suo fratello Michael. Camminava con le stampelle e sapeva che avrebbe zoppicato per tutta la vita. In inverno, la corrente del golfo che aveva portato i predatori vicino alla costa ritornò verso il largo. Gli attacchi degli squali del 1916 erano finiti. Thank you.
e Sky Cinema 2. Il grande cinema in prima serata. Domani sera. Crimen perfetto, finché morte non li sa.